Ambrogio Spadagna e Maurizio Sammati, siete praticamente siete degli ospiti di questo compleanno. Voglio rubare una tua solita affermazione che mi dici. Voi giovani degli anni 70 dite, se non ci fosse stata la musica popolare, e aggiungo oggi, il liceo classico, chissà cosa sarebbe stato più. Beh, il primo spettacolo della mia vita l'ho fatto qua dentro, quindi se non avessi avuto quest'aula, proprio quest'aula qui che è stata poi negli anni successivi dedicata a Pietro Ingravo, e senza, se non avessi avuto il papà di Maurizio, professore mio di italiano latino, anche però in quegli anni preside di questo istituto, io non avrei fatto mai un musicista, non avrei mai avuto il coraggio di esprimere quel desiderio che mi trovava dentro. Ecco. Questa è una scuola che insegna ad ascoltare, credo che sia un segnale fortissimo che da 90 anni questa scuola ha dato a tutti noi e continua a dare anche alle nuove generazioni, che è il compito principale. Non serve una scuola che interroghi, serve una scuola che sappia ascoltare e quindi poi mettere in grado tutti di poter parlare. Maurizio Sammati, quelli erano anni difficili, anni anche abbastanza pesanti. Questa scuola è stata per voi anche una sorta di palla dritta. Sì, ci ha insegnato proprio in quegli anni, che sono stati anni difficili per la nostra Repubblica, da Moro al terrorismo, a tantissime vicende che hanno in qualche modo caratterizzato non solo la vita del paese ma anche la vita dei noi ragazzi. In questa scuola abbiamo trovato, come dire, la guida, il faro che ci ha permesso, contestatori e non, di attraversare momenti difficili. Ringrazio naturalmente la scuola per aver voluto inserire il ricordo di mio padre, che è stato professore, un preso, un umanista, davvero una persona che si è riuscita a conquistare il cuore di tanti.